Siamo di fronte al porto di Alassio, sulla prima imbarcazione al mondo a trazione anteriore. Vogliamo descriverla per chi non avesse mai visto un'imbarcazione di questo tipo? Questa è un'imbarcazione che ha il motore fuoribordo posizionato nella parte centrale di prora. Questo permette di non avere l'elica a poppa e quindi di essere la barca ideale per i subacquei, per i pescatori e per quanti possono avere un pericolo dall'elica nello svolgere la loro attività. L'imbarcazione in questo caso è in legno, in teak e mogano, ma può essere anche in resina. E i prezzi di questa imbarcazione sono abbastanza accessibili rispetto ai vantaggi che dà? Sicuramente, i prezzi sono quelli di una normale imbarcazione di questo tipo, cioè una barca di circa 6 metri per 2,30 metri di larghezza. Sarà, diciamo, portata in tutti i porti per essere conosciuta dal pubblico? Cercheremo di farlo sicuramente. Ecco, parliamo dei vantaggi di questa imbarcazione a livello proprio concreto. Dunque, una grande stabilità perché avendo il motore davanti non è mai appoppata, cioè parte direttamente implanata, conseguentemente si è molto stabili. Pur essendo questo modello piuttosto pesante, siccome entra subito implanata, non è mai appoppata, tiene una buona velocità anche col mare abbastanza formato. Non si sentono odori di emissioni dei gas di scarico, è molto tranquilla pur tenendo una buona velocità.